universo que respira. Esso spinge la tua sfera. È la luce che ti sfiora. Cosa vuoi? Voglio te una vita, far l'amore nelle vigne. Cade l'acqua, non mi spegne. Voglio te. Più frenare.
lontano una sirena e poi nessun rumore, le panche dolori che fiorisce il male, tanto gente nera, una cosa bella, tu mio funerale. Respirando pensieri un po' nascosti mentre prendi il sole, ti stai accorgendo che un uomo vale un altro sempre, no, non vale. Respirando più forte ti avvicini al mare, stai piangendo, ti entro nel cervello e ti raggiungo al cuore, proprio in fondo al cuore, senza pudore per cancellare. Sorridendo con il voice fuori, respirandomi, tu metti l'auto ma non inizi fiori, lontano una sirena e poi nessun rumore, dolore una gran gioia che addolcisce il mare, freddando gente nera, una cosa bella, tu a me uguale. Viole, le isole lontane, macchie verdi e il mare, i canti delle genti nuove ad imbrunire. Stasera eravamo qui per presentare anche un nostro brano, il brano che vi farei ascoltare adesso è Ho perso il pelo, e per questo brano voglio invitare un amico, un chitarrista che sicuramente conoscerete, Fofò Bruno, e con lui abbiamo l'onore e il piacere. Ok, per voi Ho perso il pelo. Oh,
ho perso il vero, ma non il vizio. Lo stato d'ansia mi accompagna pure al cesso. Se sono pezzi, io me ne fischio. Meglio rotto che stronzo tutto un pezzo. Su voi, planando leggero su un mondo che non mi appartiene. E poi, ho aperto le ali su voi, planando leggero su un mondo che non mi può fare. Ho perso il pelo, col mio doppio nello specchio, io non mi arrabbio, non mi attristo, voglio una carezza, solo il tuo rispetto. Grazie. Grazie mille. Un po' po' Bruno, Stefania Prea, grazie di voi. Michele Matto, Marco Sorrentino, grazie, grazie a tutti. I fratelli di Vermello. Grazie, grazie per questa splendida interpretazione. A proposito di quest'ultimo pezzo, direi di invitare sul palco Salvatore De Falco, giornalista. Buonasera. E discografico dell'etichetta Soter, che adesso ci diranno insieme a Pasquale che cosa ci stanno preparando di bello per tra due mesi. Ci sarà l'uscita. Intanto complimenti a tutti per questa bellissima serata, per questo tributo a un cantautore che è un po' il capostipite, no? di intere generazioni. Complimenti ai Pennelli, qui sono di parte perché comunque sono coinvolto nel loro prossimo progetto, un disco molto bello. Abbiamo unito le forze, siamo diventati amici in occasione di un altro disco tributo dove ci siamo divertiti un po' a riscoprire il cantautorato di Ivan Cattaneo. Poi siamo diventati amici e quindi abbiamo deciso di fare un po' di strada insieme. Uscirà questo album che si chiama Misantropi Felici il prossimo ottobre. Pasquale prima, in un momento di check up improvviso, accennava all'anteprima che faremo al Disco Days di Napoli, però in effetti la vera anteprima è stata questa sera, quindi veramente grazie per la fortuna che ci porterete. Okay. Senza di Salvatore mi dà pure il là per far vedere una clip, se Jacopo ce la fa vedere un attimo. Quest'anno è dedicato un po' al giornalismo musicale, quindi sia con Marengo che oggi con Salvatore, dopo con Annino La Posta. E quindi sì, questa edizione è dedicata anche al giornalismo musicale, quindi alle edizioni di Ciao 2001. Sì. Lo storico Ciao 2001 e tutte le riviste sono succedute nel tempo fino a quello che secondo cui Salvatore collabora. Sì, poi anticipo che Raro Più darà un bel po' di spazio a questa vostra rassegna. Esatto, noi abbiamo dedicato a Lucio Battisti il numero 25, stiamo andando avanti con molto successo. Raro Più è una rivista molto amata, non è più soltanto collezionismo musicale, ma è anche una delle poche riviste musicali cartacee che resiste alla crisi attuale del settore musicale, quindi siamo ben felici di tenerla in piedi, grazie anche agli appassionati come tutti voi. Ci sono anche altre riviste che sono nate nel frattempo, certo, come Prog, Vinile, tutte quante dedicate proprio alla discografia. Tutte le idee di Michele Neri e Company. Esatto. Tutte copertine storiche, diciamo, delle collezioni private nostre. Benissimo, allora. In bocca al lupo, grazie ancora, buon proseguimento a tutti. Ci sentiamo al prossimo gruppo.